Questo è l'ultimo drone prodotto da DJI, DJI Air 3S. Ha sensori ovunque, due obiettivi, quindi un grandangolo e un teleobiettivo e tanta qualità. Io l'ho messo alla prova in tanti contesti diversi ed è giunto il momento di raccontarvelo. Quindi vediamo insieme cosa sa fare. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Io sono Mattia, sono un fotografo di ritratto e oggi non parliamo di ritratti. Infatti parliamo di droni, perché da poco è stato presentato il nuovo DJI Air 3S, l'ultimo drone abbastanza grandicello di casa DJI. Da un po' di tempo cercavo un drone un pochino più grande del mio Mini 4 Pro e quando è uscito questo Air 3S l'ho preso al lancio. Ci tengo a precisare che questo non è assolutamente un video sponsorizzato, nessuno mi ha regalato il drone e l'ho pagato di tasca mia, quindi quelle che sentirete sono solamente le mie più sincere opinioni su questo drone. Ma partiamo con un velocissimo unboxing. Io ho acquistato la Flymore Combo con il radiocomando normale e il tutto mi è arrivato dentro a questa bellissima tracolla fatta molto molto bene che ospita il drone, il radiocomando, tre batterie con il loro caricatore e tante eliche di scorta. E per la prima volta all'interno della Flymore Combo troviamo anche i filtri ND, che solitamente erano un accessorio da comprare a parte e che sinceramente fa molto piacere trovarsi regalati all'interno della Flymore Combo. Abbiamo un ND8, un ND32 e un ND128 che possiamo utilizzare sia per foto che per video. E questo è tutto, alla fine all'interno della confezione non c'è chissà che, ma parliamo di lui, del protagonista del video di oggi, DJI Air 3S. Parliamo di un drone abbastanza grande, molto bello da vedere ed estremamente rifinito nei dettagli. La costruzione, come al solito, è molto molto buona, ma essendo comunque abbastanza pesante, sembra un pochino più robusto rispetto al mio Mini 4 Pro, che era veramente leggerino e al tatto sembrava un giocattolo. Guardateli uno vicino all'altro, Air 3S è veramente gigantesco vicino al suo fratellino minore. E anche il peso è molto maggiore. Mini 4 Pro pesa 249 grammi e quindi è un drone C0. Air 3S invece è più grande, pesa 724 grammi ed è un drone con marchiatura C1. Una cosa di cui nessuno parla è però il peso del drone nello zaino. Infatti, se acquisterete la Flymore Combo e la porterete con voi, non avrete solamente il peso del drone, ma anche delle altre due batterie, magari del caricabatterie e del radiocomando. Ecco, Air 3S con tutta la sua Flymore Combo si fa sentire all'interno dello zaino. Sia in termini di spazio, perché è abbastanza ingombrante come drone, sia in termini di peso. Infatti, Air 3S con il suo radiocomando e le tre batterie arriva a pesare 1,8 kg all'interno dello zaino, non proprio pochissimo. Mini 4 Pro con lo stesso radiocomando e le sue tre batterie ferma l'ago della bilancia a 950 grammi, la metà. E credetemi, una differenza di quasi 1 kg sulla schiena si sente, soprattutto se tenete tanto lo zaino in spalla e magari andate in montagna a fare un trekking. Il drone lo state vedendo in questo momento. È un drone abbastanza grande in termini di dimensioni. Abbiamo 4 sensori omnidirezionali, che quindi ci permettono di vedere tutti gli ostacoli a 360 gradi, e un nuovissimo sensore LiDAR posto davanti, ma di questo ne parliamo bene più tardi, nel capitolo dedicato alle nuove funzionalità. Davanti abbiamo il comparto camere, che è decisamente migliorato rispetto alla generazione precedente e permette immagini davvero mozzafiato. La fotocamera principale è un grandangolo da 24 mm con apertura di f1.8 e un nuovissimo sensore da ben 50 megapixel, che sono tantissimi. Sopra abbiamo il teleobiettivo, un 70 mm, quindi uno zoom ottico di 3x, con un'apertura di f2.8 e un sensore da 1 su 1.3 pollici. Quindi un sensore un pochino più piccolo anche per differenziare questo Air 3S da droni della linea Pro. Sotto al drone troviamo la marchiatura di classe, la classica lucina che ci permette di atterrare anche quando è buio e i sensori infrarosso che ci permettono effettivamente di calcolare la distanza dal terreno. Sul retro invece abbiamo l'ingresso per le nostre batterie, che sono enormi e durano un sacco, circa 45 minuti secondo DJI. Abbiamo poi l'ingresso per le nostre micro SD e una porta USB-C che possiamo utilizzare sia per ricaricare le batterie sia per trasferire i file dal drone al nostro computer. Perché sì, DJI Air 3S ha una memoria interna dedicata da
42 GB rispetto agli 8 GB che trovavamo su DJI Air 3. E credetemi, questa cosa fa comodo. Giusto ieri sono uscito a volare e nella fretta di prendere tutto mi sono dimenticato la scheda SD a casa. E ho potuto volare e fare tutte le mie foto, i video e anche un hyperlapse intero perché avevo questi 42 GB di memoria interna dedicati solamente alle nostre riprese. In volo questo nuovo drone è bello stabile, complice anche il peso e le dimensioni, ma è anche estremamente potente. Arriviamo a quasi 75 km orari in modalità sport, quindi senza i sensori attivi. E DJI dichiara che questo drone riesce a reggere raffiche di vento fino a 43 km orari. Io non l'ho messo alla prova in queste condizioni, perché qui a Genova negli ultimi giorni non c'era così tanto vento, ma comunque devo dire che è estremamente più stabile rispetto a un drone piccolino e molto leggero come il mio Mini 4 Pro. Lato autonomia non ci possiamo lamentare. DJI dichiara 45 minuti di volo con una sola batteria. Nella realtà, con un pochino di vento e spingendo tanto sull'acceleratore, devo dire che comunque arriviamo a 35-38 minuti di volo, che sono tantissimi. Alla fine con un drone di questo tipo non voliamo solamente avanti e indietro, ma facciamo foto, facciamo video, facciamo riprese e immagini. E fare immagini per quasi 40 minuti di fila, beh, è veramente un'impresa. Io sono riuscito a utilizzare la stessa batteria per fare due voli separati in due location diverse, magari distanti tra loro. E credetemi, un'autonomia di questo tipo fa davvero tanto la differenza. Con la Flymore Combo, quindi con tre batterie di questo Air 3S, possiamo volare praticamente per una giornata intera. L'unico contro è la ricarica delle batterie, che anche con caricatori rapidi ci mette davvero tanto, perché c'è tanta energia da immagazzinare all'interno delle nostre batterie. Ma parliamo ora di quello che vi interessa davvero, la qualità d'immagine. Air 3S monta due fotocamere distinte, con due lunghezze focali diverse. La camera principale monta un sensore bello grande, da un pollice e 50 megapixel di risoluzione. Abbiamo un obiettivo grandangolare 24mm f1.8, quindi un obiettivo bello ampio che ci permette di raccontare per intero tutte le nostre scene e che farà arrivare tanta luce sul sensore grazie all'apertura di f1.8. Questo ci permette di far arrivare tanta luce sul sensore e di catturare al meglio anche le scene in scarsa luminosità o addirittura di notte. La seconda camera è invece un teleobiettivo da 70mm, quindi uno zoom ottico di 3x che obiettivamente fa la differenza. In questo caso abbiamo un sensore da 48 megapixel e un pochino più piccolo in termini di dimensioni. È un 1 su 1,3 pollici. Per farvi capire, è la dimensione del sensore del mio Mini 4 Pro. Quindi qualità ce n'è, ma la differenza rispetto al sensore principale c'è e si sente. Inoltre, il teleobiettivo è decisamente più buio rispetto alla camera principale. È un'apertura del diaframma fissa di f2.8. Quindi perdiamo più di uno stop di luminosità e questo in condizioni di scarsa luce può fare la differenza. Al di là di tutto, la qualità d'immagine di questo Air 3S è ottima, sia con la camera grandangolare sia con il teleobiettivo. In foto possiamo scegliere se scattare in JPEG o in RAW. E io ovviamente da fotografo uso quasi sempre il formato RAW. E possiamo anche scegliere la risoluzione delle nostre fotografie. Possiamo scattare a 12 oppure a 48 o a 50 megapixel in base a quale camera stiamo utilizzando. Io ovviamente voglio il massimo della qualità che questo drone sa offrire e scatto sempre col massimo della risoluzione. Questo mi restituisce dei file molto belli e comunque con una buona gamma dinamica e dei bei colori. Dei file che sono molto lavorabili su Lightroom e che possiamo veramente sfruttare davvero davvero tanto. Per contro, questi file pesano abbastanza e un singolo RAW di questo Air 3S arriva a pesare 65 ma anche 70 MB, che non sono pochissimi. Lato foto abbiamo poi le solite funzionalità, come lo scatto a raffica o l'HDR, quindi potremmo dire al nostro drone di scattare da solo 3 o 5 fotografie con esposizioni diverse per poi unirle in fase di post-produzione e avere il massimo della gamma dinamica. Ma veniamo al comparto video, che è bello completo. Abbiamo un 4K a 50 che fa paura, ma abbiamo anche la modalità slow motion con il 4K che arriva fino a 120 fps, che sì, sono tantini. Questo DJI Air 3S ha tanta qualità in ambito video, ha dei colori molto piacevoli e comunque estremamente lavorabili e soprattutto possiamo utilizzare due lunghezze focali differenti per raccontare la nostra scena. Possiamo utilizzare il grandangolo per introdurre la nostra scena, per raccontare tutta la globalità di quello che stiamo riprendendo e poi utilizzare il 70mm per stringerci, per focalizzare su un dettaglio
o per accentuare il senso di movimento che un drone ci sa dare. Queste due focali permettono di raccontare al meglio, in un modo diverso, la nostra scena. Io non avevo mai provato un teleobiettivo su un drone e credetemi, farei davvero tanta fatica a tornare indietro. E sicuramente ora, quando volerò con il Mini 4 Pro, mi mancherà avere un teleobiettivo sempre a portata di dito. Come in tutti gli ultimi droni DJI, possiamo registrare video in tre modalità separate, quindi con un profilo normale in 8 bit, con l'HLG a 10 bit o con il D-Log M a 10 bit, quindi il profilo flat di DJI, quello più malleabile e che sicuramente restituisce un risultato molto molto appagante se abbiamo voglia di metterci le mani in fase di post-produzione. Sappiatelo, io giro sempre in D-Log M, perché mi piace avere la massima flessibilità in fase di post-produzione e di color. E lo state vedendo adesso, il D-Log M di DJI, grazie ai 10 bit e con questo 4K a 50 fps, rende davvero davvero bene e con pochi click riusciamo a passare da un'immagine molto piatta a dei colori molto vibranti e un'immagine molto molto incisa. Se utilizzate il drone principalmente per i social, non abbiate paura. DJI Air 3S infatti ha una modalità apposta per i video in verticale. No, non andrà a ruotare letteralmente la fotocamera, ma andrà semplicemente a ritagliare i lati della nostra immagine per restituirci un video nativamente in verticale, con una risoluzione che arriva al 2,7K fino a 50 fps. Tanta qualità, e sicuramente per i social, per le storie, per i reel, va benissimo, ma se volete un 4K nativo dovete andare sul Mini 4 Pro. L'unica pecca per quanto riguarda tutta la qualità d'immagine è il flare. Se scattiamo tanto contro luce noteremo questo flare che è abbastanza ben controllato, ma c'è anche questo pallino verde in basso che è abbastanza bruttino da vedere. Lato video abbiamo poi tante funzionalità che trovavamo anche sui droni delle vecchie generazioni, come i waypoint, quindi il volo per punti che è molto utile per fare qualche transizione particolare, o gli hyperlapse, una funzione che io uso tantissimo e che mi permette di avere dei timelapse in movimento dall'alto. Una figata atomica. Se non l'avete mai provati, dovete assolutamente provare questa funzionalità. Abbiamo poi anche quelle funzioni per i principianti, come i quick shot o i master shot, quindi funzioni assistite che vanno a ricreare in parte o completamente da sole delle riprese video. Sinceramente, per un drone di questo tipo, così grande, così pesante e su questa fascia di prezzo, non capisco perché DJI abbia lasciato queste funzionalità. Però ci sono e quindi io ve le racconto. Per quanto riguarda le funzionalità di tracking, quindi quando voi vi selezionate sullo schermo e vi fate inseguire dal vostro drone, beh, questo non è il canale adatto. Io odio quelle funzioni, non le utilizzo letteralmente mai e le trovo anche abbastanza inutili, perché penso che i filmati che il drone produce quando ci insegue all'interno di un bosco o in situazioni complicate siano abbastanza bruttini e veramente poco cinematici, passatemi il termine. E sinceramente vi fido molto poco dei sensori in queste condizioni. Quindi su questo canale non vedrete mai prove di questo tipo, prove di schianto, prove per vedere se il drone e i suoi sensori reagiscono bene in ambienti complicati. Io voglio pilotare il mio drone e soprattutto io ho pagato questo drone e non farò certo delle prove stupide per vedere se Air 3 si schiva o no dei rametti molto sottili o dei cavi in città. Se cercate quel tipo di test sicuramente li troverete su YouTube, ma non qui. E cosa più importante di tutte, se siete interessati a provare con le vostre mani i file del DJI Air 3S, quindi qualche foto in RAW e magari un paio di clip in D-Log M, date un'occhiata al mio canale Telegram che trovate giù in descrizione, perché lì, proprio oggi, vi lascerò qualche file che potrete scaricare liberamente per vedere da voi come sono i file del grandangolo, del teleobiettivo e anche in video, in maniera tale che potrete farvi un'idea sulla qualità di questo drone. Come sistema di trasmissione, Air 3S monta il più recente sistema di DJI, LocuSync 4, che garantisce fino a 10 km di stabilità del segnale. Io non li ho provati, anche perché 10 km sono tantissimi, ma non ho mai avuto problemi di alcun tipo. E se vi orienterete bene con il vostro radiocomando e con le sue antenne, credetemi, non avete problemi di perdita di segnale. Come suggerisce il nome, Air 3S è l'evoluzione di un modello già presente, è l'evoluzione del DJI Air 3, e dobbiamo quindi parlare delle nuove introduzioni. La prima, l'abbiamo già citata, è il nuovissimo sensore da un pollice che troviamo sulla fotocamera principale. Un sensore così grande è in grado di catturare tanta tanta luce, aumentando la gamma dinamica e la qualità complessiva delle nostre riprese. E questa cosa è ancora più evidente quando abbiamo grossi contrasti all'interno della nostra immagine, magari un soggetto in ombra e il sole dietro, oppure quando registriamo in condizioni di scarsa illuminazione,
dove un sensore più grosso riesce a immagazzinare meglio tutte le informazioni e a restituire un'immagine con meno rumore e un pochino più di dettaglio. E beh, la differenza si vede e di qualità ce n'è tanta. Sul fronte troviamo poi il sensore LiDAR, quindi un sensore che si occupa di mappare lo spazio davanti al drone e di vedere quanta distanza c'è tra il drone, tra la superficie anteriore del drone e vari ostacoli che può incontrare nella scena. Questo sensore LiDAR migliora le prestazioni in autofocus di questo Air 3S, anche se non ne capisco il motivo, io non ho mai avuto problemi di messa a fuoco con il Mini 4 Pro. Ma soprattutto migliora il rilevamento ostacoli e ci permette di farlo funzionare anche di notte, perché il LiDAR funziona anche a un lux di luminosità, quindi veramente poca luce, e in tutte queste situazioni, beh, avere un sensore che comunque ci aiuta può fare la differenza. Il LiDAR, inoltre, insieme ai sensori omnidirezionali dell'Air 3S, è in grado di mappare lo spazio intorno al drone mentre voliamo. E questo ci assicura un'altra delle nuove funzionalità di questo drone, il ritorno a casa migliorato, che funziona anche se non abbiamo agganciato i satelliti. E infatti il drone è in grado di ripercorrere in maniera automatica la strada che ha già fatto per arrivare a noi. È una funzione che non ho testato in prima persona e sinceramente spero di non doverla mai utilizzare, perché se il drone torna da noi in maniera automatica significa che abbiamo perso la connessione e non è mai il massimo. Al di là di tutto, avere un sensore LiDAR, quindi un sensore prestante e moderno, che ci aiuta ad evitare ostacoli molto grossi, palazzi, alberi, macchine, pali, beh, è sicuramente un'introduzione importante. E sinceramente spero che DJI punti tanto su questa tecnologia per migliorare la sicurezza dei suoi droni. DJI ha inoltre introdotto qualche sistema per aiutarci con la messa a fuoco. Infatti, direttamente dalla home, tramite il touch del nostro radiocomando, possiamo attivare questa assistenza alla messa a fuoco. E come vedete, su tutti i possibili soggetti, come veicoli o persone, compare un piccolo più, che possiamo cliccare con il dito e il drone inizierà a tracciare quel determinato soggetto. È una funzione particolare, sicuramente da non tenere sempre attiva, perché se l'attivate e avete magari il grandangolo in un parcheggio, avrete mille croci con mille possibili soggetti, ma questo vi impedirà di vedere la scena e di volare con tranquillità. Quindi, per quanto mi riguarda, questa funzione resta spenta nel 99% dei casi. Un'introduzione che mi è piaciuta tanto e che sto utilizzando abbastanza è quella del panorama free. Quindi, modalità foto, entriamo nei panorami, e in fondo c'è la modalità panorama free. Una modalità estremamente semplice e intuitiva in cui noi diamo gli estremi al drone per realizzare il nostro panorama, quindi gli diamo un angolo in alto a sinistra e quello in basso a destra e il drone ci mostrerà direttamente a schermo tutta la porzione d'immagine che andremo a fotografare e quando daremo l'ok sarà il drone a scegliere in automatico quante fotografie realizzare e anche ad unirle. Ci troveremo quindi una fotografia panoramica con le dimensioni e l'aspetto che abbiamo scelto noi in pochi secondi e tutto in maniera super automatica. Queste sono le funzioni assistite che funzionano bene e che obiettivamente sono molto molto comode e che ci fanno anche risparmiare un po' di tempo. L'ultima modifica rispetto al modello precedente sono le batterie, che sono leggermente cambiate in termini di wattora e che comunque restano compatibili, se non sbaglio, con il modello precedente. Per quanto riguarda i filtri ND, invece, Air 3S monta dei filtri diversi rispetto ad Air 3, perché la nuova camera principale è molto più grande rispetto a quella del modello precedente e quindi se avevate già il drone di vecchia generazione, beh, dovrete comprare i filtri ND nuovi. Ma parliamo anche di prezzi, adesso quindi a poco tempo dal lancio. Il modello base, quindi quello con il drone, il radiocomando e una sola batteria, costa 1099 euro. La Flymore Combo di mezzo, quella che ho preso io, quindi con tre batterie, la valigetta, i filtri ND e il radiocomando base, senza schermo, viene 1409 euro, che diventano 1609 se scegliamo la Flymore Combo più bella di tutte, quella con il radiocomando con lo schermo, con l'RC2. E ricordate che se avevate già questo radiocomando, l'RC2 con lo schermo, come io, che l'avevo acquistato insieme al mio Mini 4 Pro, potete utilizzarlo per far volare entrambi i droni, separatamente, ovviamente. Sembra scontato, ma un radiocomando con lo schermo è molto molto più pratico, più comodo, si vede meglio sotto al sole, insomma ha tanti pro rispetto a volare con il vostro smartphone e se potete permettervelo in termini di budget, forse questa è la scelta più completa. Ma quindi, come mi sono trovato? Per chi è DJI Air 3S? Ne vale la pena se abbiamo già un Air 3? Io, in maniera sincera, ho sentimenti contrastanti per quanto riguarda questo drone.
È un drone molto stabile in volo, che vola molto bene e ha tantissima autonomia, quindi con 3 batterie possiamo coprire praticamente una giornata in quasi qualunque condizione di vento. Per contro, è un drone che insieme alla sua Flymore Combo pesa tanto e occupa tantissimo spazio all'interno dello zaino. Non è quel tipo di drone che vi portate dietro per fare una scampagnata e dite se non l'ho usato va bene lo stesso. È un drone che pesa, che occupa spazio e che quindi non sarete così predisposti a portarvi se non avrete la certezza di utilizzarlo. Io se andassi oggi in montagna e avessi il dubbio se utilizzerò o no il drone, probabilmente porterei il Mini 4 Pro. Se invece vado in vacanza in un posto estremamente ventoso, oppure se volessi utilizzare sia il grandangolo che il teleobiettivo, sceglierei sicuramente Air 3S. A livello di qualità di immagine non posso parlarne male. È un drone con tanta qualità, dei bei colori e dei file estremamente malleabili, sia in foto che in video. E oltre a questo, avere 2 fotocamere diverse, un grandangolo e un teleobiettivo è stata un'esperienza unica. Ve l'ho detto, non avevo mai utilizzato un drone con 2 lunghezze focali differenti e questa cosa mi ha fatto esplodere il cervello. Sia in foto ma soprattutto in video, questa differenza, poter usare 2 lunghezze focali così differenti, ci permette di raccontare le nostre scene, le nostre avventure, le nostre vacanze in modo completamente diverso e completamente nuovo. Il teleobiettivo ci permette di calarci tantissimo nella scena, di isolare un soggetto, di comprimere tanto i piani, aumentando la percezione del movimento. Ci sono tantissime strategie che possiamo sfruttare, grazie al 70 mm, per enfatizzare alcuni dettagli all'interno della nostra scena. E questa libertà creativa vale tantissimo. Per contro, abbiamo sicuramente il peso, di cui abbiamo già parlato, ma anche la tecnologia, i sensori di direzione e il LiDAR. Parliamoci chiaro, DJI Air 3S è un drone che è uscito da veramente poco sul mercato ed è quindi un drone estremamente acerbo, ma il software ha obiettivamente delle lacune molto importanti e ad oggi su YouTube ho sentito veramente poche persone parlare di queste cose. Mi è capitato personalmente, l'ultima volta ieri, di volare col mio drone sopra il mare, quindi in una condizione molto semplice, c'era poco vento, non c'erano ostacoli intorno al drone e il LiDAR continuava a rilevare degli ostacoli molto vicini al drone, dandomi quindi l'alert di tipo rosso, quindi il drone non riusciva a muoversi nello spazio. Ovunque io mi girassi il drone rimaneva fermo e ho dovuto spegnere i sensori per poterlo riportare da me e farlo atterrare. Sono delle limitazioni abbastanza importanti a cui sicuramente DJI metterà una pezza. E basta un aggiornamento software per risolvere tutti questi problemi. Ma ad oggi devo dire che DJI Air 3S è un drone che è uscito sicuramente con tanta fretta e che ha ancora delle lacune lato software, che sicuramente saranno colmate, ma che ad oggi sono presenti e di cui bisogna tenere considerazione. Quindi mi raccomando, se acquisterete questo drone e se lo userete, fate tanta attenzione all'ambiente attorno a voi e non fidatevi ciecamente dei sensori e del LiDAR. C'è tantissima tecnologia, ma la tecnologia, senza il software adeguato, fa solo che danni e rischierete la vostra salute, quella di chi vi sta intorno e anche il vostro drone, che comunque sono un po' di soldi. Nel complesso, Air 3S sarà un drone fantastico. Tanta qualità d'immagine, tantissima autonomia e tante funzioni finalmente utili. 2 sensori, 2 lunghezze focali sullo stesso drone, quindi in aria, fanno tutta la differenza del mondo. E se le avete provate potete capire quello di cui sto dicendo. Quindi io ve lo consiglio, ma davvero state attenti alla cosa dei sensori. Ragazzi, questa recensione è finita, io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a qui. Vi ricordo il canale Telegram, dove potete trovare le migliori offerte del mondo fotografico, ma anche i file di questo Air 3S. E noi ci vediamo molto 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 presto con un nuovo video.